Ciao a tutti. Allora, sono fuori perché c'è una splendida luce, sto prendendo un po' di luce e aria. Scusate, stenderò un po' a strizzare gli occhi, ma la luce, è abbastanza forte, c'è un sole splendido. Questo video io l'avevo già girato ieri, però l'ho messo, il video che avevo girato ieri l'ho messo privato, perché ieri ero presa dalla foga, ero presa dalla rabbia, e di conseguenza non ero io. Anche se i concetti, quello che ho detto, è esattamente quello che intendevo dire. Sentirete dei rumori, gente che parla, è normalissimo. Sono fuori, quindi io abito in un complesso abitativo, quindi è normale che sento gente che, ecco, questo che parla è mio suocero e parla in bergamasco, quindi non penso che voi lo capiate. Non fa niente. Dicevo. Ieri ho girato appunto questo video ed era un video girato di getto, un po' senza pensare, senza riflettere, perché ero arrabbiata. D'altronde, quando una persona viene tirata in ballo senza motivo è sempre arrabbiata. Ieri sono stata avvisata da una delle mie ragazze, perché Roberta, che saluto, ciao tesoro, ieri sono stata avvisata appunto che ero stata citata, non citata, questo è bello, in un video di una persona che per me assolutamente io non seguo, quindi non l'avrei mai saputo. Sono stata citata prendendo un pezzo di un mio vecchissimo video e questo pezzo è stato smontato e incollato d'arte in un video assolutamente fuori contesto. Sto parlando di un video di Nico Lusel, Kiss and Makeup, chi la conosce così, chi la conosce come Nico Lusel perché ha cambiato nome. Lei che cosa ha fatto? È una sorta di video reaction ai video di hating, quindi ha preso questo mio video, questo pezzo smontato e incollato ad arte, e lo ha incollato in questo suo video in cui reagiva alle haters. Dunque io non sono una sua hater, per me non ha nessuna rilevanza. Non la seguo e, come ho detto in quel video, io non la seguo. Mi dispiace per lei se ci rimane male o se pensa che io la stalkerizzo, ma io non la seguo. Semplicemente guardo qualche video, soprattutto nel momento in cui ci sono dei video interessanti o se succedono delle cose che mi portano a commentare. Come faccio sempre, voi mi conoscete, io commento quello che accade. Nel suo caso io ho commentato in quel vecchissimo video, ho commentato la sua frase secondo cui quando si è in sovrappeso, quindi quando si è in carne, obesi nello specifico, perché lei proprio specificava obesi, fa bene secondo lei mangiare guardandosi allo specchio. Quel video che lei girò 4, 3, 4 anni fa, 5 anni fa, nemmeno mi ricordo più, generò molto scalpore. Fu aspramente criticata non solo da me, ma anche da altri canali e da gente esperta in materia che la criticò e disse appunto che dare questi esempi, dare questi suggerimenti può essere pericoloso e può ingenerare dei disturbi alimentari nelle persone fragili. Quindi questo video scatenò molta polemica.
io non sono stata la sola a commentare. Ci sono state tantissime persone, ma fa più comodo prendere il video, pezzi di questo video, in cui peraltro io non dicevo niente di, non la insultavo, dicevo semplicemente che è mediamente carina. Perdonami, non è che ti ho detto della stronza. E le davo, e dicevo che sembrava una Barbie, semplicemente perché ha i capelli lunghi, è bionda, si trucca di rosa, si veste in modo particolare. Non mi sembra di averle dato della stronza. Se l'ho offesa dandole della Barbie, me ne scuso, ma non era mia intenzione offenderla, anche perché io non sono il tipo che offende. Quindi, lei prende questo mio pezzo di video, lo incolla in questa serie che io, perdonatemi, ma non ho ascoltato, mi sono limitata a guardare il pezzo che riguardava me. Quindi un mio video smontato, dove non la insulto, dove esprimo il mio parere, è smontato e incollato ad arte, in un video secondo cui io sarei una sua haters. Gioia mia, io non ti cago di striscio, cioè, io non sono solita fare hating né flame, ma quando mi citate, o come fu nel caso di Alice Fiorini, o mi fate video contro, io rispondo perché sono una persona che ha un certo cervello, di conseguenza io non sto zitta. Se tu mi attacchi, tra l'altro senza arte né parte, un video vecchissimo in cui avevo addirittura i capelli corti, neri, ricci, cioè un video proprio vecchissimo, nel momento in cui tu mi attacchi io ti devo rispondere. Poi nel momento in cui fai le faccette, mi dispiace, ma è veramente ridicolo. Io non ti seguo, è vero, non ti seguo, tanto che me l'ha dovuto dire una ragazza che ero citata nel tuo video, una ragazza del mio gruppo che ero citata nel tuo video, perché io non ti guardo, non li guardo i tuoi video, perché li trovo stupidi. Cioè, non sono contenuti che sono per me interessanti, e sono libera di non guardare i tuoi video, però di commentare, come è stato anche nel caso del corso, perché se vuoi vai a vedere, c'è un altro video in cui commento, se, do il mio parere sul fatto del corso. Io do, esprimo pareri su quello che accade, come facciamo tutti su YouTube. Nel frattempo sentite parlare mia suocera che è al piano di sotto. Io mi scuso sempre dei video, di come io li faccio. Io non sono solita, non ho set di luci, voi mi conoscete, io ho un canale e lo faccio per passione, non perché non è il mio lavoro, non intendo guadagnare con YouTube, faccio video perché mi va di farli, perché mi fa piacere, perché mi dà. Mi sembra di dare qualcosa nel mio piccolo. Voglio aggiungere solo un'altra cosa. Ieri io ero molto, molto, molto arrabbiata, tanto che quel video io l'ho messo privato. La signora Usel pensa che le persone come me possano provare invidia nei suoi confronti. Mi dispiace, ma non ho nulla da invidiarle. Mi fa molta tristezza che lei pensi che la gente come me, non gli haters che la insultano o le dicono che è stupida o commentano la sua vita privata, perché a quanto ho capito nelle parti successive di questo video ci sono persone che la insultano o commentano la sua vita privata. A me della sua vita privata non interessa, assolutamente. Però nel momento in cui una persona come me dà un parere senza nessun astio, senza insultarla, perché non l'ho insultata, cioè non, ho dato un parere su qualcosa di eclatante che lei ha fatto anni fa. Anni fa, cioè prendi un video vecchio, forse pensava che io non avrei reagito. Non è così. Non mi spaventano i suoi 700 e rotti mila iscritti, non mi spaventa nulla nella vita. Nulla. Quindi la signora Usel mi perdonerà se le ho mandato un copyright strike. Io ieri avevo detto che non l'avrei fatto. E io stessa sono contro il mandare gli strike, perché comunque se lei avesse espresso un parere, avesse preso il mio video chiedendomelo
e avesse espresso un parere oggettivo, non prendendo pezzi di video e ritagliandoli ad arte per far apparire le cose come vuole lei, non le avrei mandato lo strike. Io ieri ho mandato lo strike tramite YouTube ed è il primo strike in 6 anni di YouTube che io mando. E ci sono state persone come Alice Fiorini che mi hanno fatto video contro. Ed è il primo strike che io mando in 6 anni. Proprio perché mi ha dato fastidio vedere questo pezzo di video smontato e montato ad arte per far apparire le cose come vuole lei. Mi dispiace, ma non è così che funziona. Non commento le faccette che faceva perché, francamente, se lei pensa che una persona come me, quindi che ha una base e critica, esprime il proprio parere educatamente, possa provare invidia nei suoi confronti, no. L'unica cosa che ti dovrò invidiare sono i soldi. Non sono solita provare invidia per i soldi perché lo trovo di una pochezza morale incredibile. Beata te, hai tanti soldi. Tra l'altro in quel video io dicevo che compra borse, accessori di lusso, ma era tanto per spiegare il genere di video che lei fa, non perché io provi invidia, perché anche potendomelo permettere certe cose io non le comprerei, perché per me è sprecare denaro. Io sono maniaca di make up, di skin care, vestiti, borse. No, dico, ognuno ha il proprio parere nella vita. Poi a chi commenta, perché ieri io dopo che ho pubblicato il video ho deciso di chiudere i commenti perché sono arrivati ovviamente la valanga di insulti dei suoi seguaci, perché le persone che non sanno argomentare insultano. Io ieri guardavo e ho anche risposto a qualche commento e ho messo 2 commenti sotto quel video. Che spero, penso, verrà cancellato tra domani e dopodomani perché YouTube mi ha già risposto che sta prendendo visione del video. Sono abbastanza veloci in questo, addirittura mi ha risposto dopo un'ora, ieri a tarda serata quando ho mandato il copyright strike. Quindi sono abbastanza veloci di solito e mi auguro che cancelleranno il video, ma non perché io ho paura, anzi. Qualcuno ha pensato che noi, io nello specifico, perché delle altre non mi interessa, che io volessi farmi pubblicità. No, non mi interessa, cioè io non faccio, non monetizzo, il mio canale non è nemmeno monetizzato, quindi è un canale molto piccolo, viene guardato da poche persone affezionate, ecco, sono quelle che mi interessano alla fine. Io non voglio fare la youtuber, non voglio fare la influencer, ma questo lo sapete già. Anche perché se io avessi voluto fare di questo il mio lavoro, io avrei fatto video sofisticati, con luci, ma sapete bene che non è il mio intento. Io faccio, questo è il mio video diario, lo tengo da 6 anni, do consigli sui capelli, sul trucco, sul bio, su qualsiasi cosa. È come se fosse il mio video diario, mi tenete semplicemente compagnia. Tutto qua è quello che voglio fare io. Quindi non vi dico i commenti sotto quel video, insulti, cose veramente becere, però dico alla fine la gente che difende a spada tratta una persona insultando gli altri, pensando di farle piacere, mi fa pena, perché è un atteggiamento molto infantile, perché per carità, io ho visto pezzi delle prime ispezioni di video, ci sono persone che un po' la prendono in giro per il gatto, perché lei parla col gatto, perché ho visto qualche video, ve lo ripeto, qualcosina ho visto, lei ha questi gattini e con loro parla e non ci trovo niente di strano. Io lo faccio con i miei cani, quindi non ci trovo niente di strano, ma sono prese per il culo bonarie, almeno per quanto mi riguarda. Poi ognuno reagisce come vede, però ripeto, lei poteva benissimo scrivermi e dirmi: guarda, sto prendendo un pezzo del tuo video, ti dispiace se lo faccio? Non avrei avuto nessun problema, avrei detto sì, fai pure, però non puoi incollarlo insieme a video spazzatura o hating, perché non lo è. Bene,
Io, come vedete, qui ho tentato di mantenermi piuttosto calma. A bocce ferme io ho riflettuto, mi sono calmata perché ieri ero molto arrabbiata. Non perché la cosa mi tocchi, perché alla fine della fiera dormo bene, mangio lo stesso, dormo bene, tra virgolette. Oddio, c'è un uccellino qui, vicinissimo. Dormo bene, tra virgolette, perché in questo periodo dormo veramente poco e male. Mangio lo stesso. Vivo lo stesso, però perdonatemi, io credo che ognuno di noi darebbe fastidio che la propria vita, un proprio contenuto venga completamente decontestualizzato e appiccicato. Non, questo io non lo consento. Quindi ora in questo video mi ero ripromessa di essere calma, posata, forse non sembro nemmeno io, però calma, posata, misurata, anche perché non è mia intenzione scadere come è scaduta la signora e come sono scaduti tutti i suoi seguaci. Di questo video lascerò i commenti aperti, come sempre bloccando e cancellando gli insulti. Se volete venire a parlare, perché ieri non vi dico che cosa mi hanno scritto, li ho cancellati subito perché, non perché, perché quando la persona è zero l'offesa è nulla, però perdonatemi, ma no. Io sono una persona di una certa età, perché ho 41 anni, voi lo sapete, e non tollero che dei ragazzini mocciosi mi vengano a insultare perché ho semplicemente espresso un parere su una cosa che tra l'altro allora, 4 anni fa, cioè, ma non hai da fare che prendi video di 4 anni fa. Cioè, veramente. Bene, grazie per avermi ascoltato, vi saluto, vi ringrazio, al prossimo video. Ciao.